Ragazzi, benvenuti su Gastube Drums. Questo è un video molto figo, cioè molto figo per voi, spero, ma soprattutto per me, perché provo finalmente la Roland SPD SX Pro, questo nuovo gioiellino di Roland. Lo sto buttando così perché l'ho già tolta, l'ho già provata, quando mi è arrivata a casa non ce l'ho fatto, ho dovuto aprirla subito e provarla subito. Vi dicevo, questo nuovo gioiellino di Roland uscito veramente da pochissimo, che sono curioso di provare, perché io devo dire che anche l'SPD SX prima l'avevo già provata, ma solo provicchiata così, nel senso suonata un po' e non ci avevo mai messo veramente bene le mani sopra. Quindi oggi voglio un po' fare una specie di reaction, diciamo quasi, a questo strumento qua, che promette veramente molto bene. Vi sto facendo vedere la scatola, ma in realtà ve la prendo. Eccola qui, ragazzi, questa è la SPD SX Pro di Roland. Tra l'altro voglio ringraziare tantissimo Roland e strumentimusicali.net per avermi permesso di fare questa prova, e soprattutto in tempo così rapido. È uscita poco tempo fa e ce l'ho già in casa, sono contento come un bambino. Ma allora, voglio appunto provarla un po' e capire come funziona questa SPD SX Pro, per capire che cosa può fare. Cioè, appunto, come vi dicevo, non ho mai avuto la possibilità di provare un SPD SX in generale bene, e quindi voglio un po' capire tutto quello che può fare. Quindi non voglio tenervi qui troppo, voglio partire subito e andare a vedere come funziona questa nuova Roland. L'ho già detto, ma lo ripeto, mi piace dirlo, Roland SPD SX Pro. Voglio partire, ragazzi, dalla questione audio di questa SPD SX Pro, togliendo ovviamente la cordiera del mio rullante, perché sennò, come al solito, mi dà fastidio. Ma allora, qui voglio parlarvene subito, perché gli audio che ci sono su questa centralina qua, su questo multipad qua, sono gli audio migliori che ci siano mai stati su una centralina, su una batteria elettronica o comunque su un multipad di questo tipo, perché stiamo parlando di audio a 16 bit e 48 kHz, quindi veramente un audio in alta qualità, lo possiamo dire tranquillamente, e si può sentire, perché se io mi vado a mettere le cuffie e faccio partire un loop, adesso vi spiego anche tutta la questione del loop, si può sentire. L'audio è appunto in altissima qualità e poi stereo, quindi c'è una parte a destra e una parte a sinistra. Allora, stoppiamo tutto, togliamo l'effetto, perché dopo poi vi spiego bene tutto come funziona, delay, effetti, tutte queste cose qua che ha. Allora, questione suoni, vi dico subito che ci sono 1550 suoni su questa centralina già di suo. Poi ovviamente potete andare a inserire qualsiasi tipologia di suono voi vogliate, e soprattutto ci sono 200 banchi di suoni, 43 se non sbaglio, 43 suoni già preimpostati, eccetera, modificabili, ma comunque già preimpostati, pronti all'uso, e gli altri 157 sono user kit, quindi potete andare a mettere ogni suono su ogni pad che volete. Voglio farvi sentire qualcosa, perché vi spiego subito, capite subito il perché è una figata pazzesca. Mi faccio partire il click, che voi non sentirete perché per una questione di routing, click ce l'ho solo io in cuffia per una questione di routing proprio sua, perché ogni pezzo, ogni cosa possiamo farla uscire dove vogliamo. In questo modo voi non sentirete il click e io potrò farvi partire la musica, diciamo i loop e tutto quanto, con il click in cuffia, per essere perfettamente a tempo. Adesso che cosa possiamo fare? Possiamo andare a suonare ad esempio l'acustica. La cosa di mettere insieme multipad Roland con batteria acustica a me piace un sacco. Adesso vado a cambiare loop istantaneamente. È una figata sta roba. Posso andare ad esempio a stoppare tutto per prima cosa, qui c'è un tastino all sound off per stoppare tutto quanto. Posso andare a prendere, non lo so, un altro loop tipo questo.
e utilizzare solo il multipad, quindi solo l'SPD-SX Pro, perché qui abbiamo dei suoni di batteria acustica, poi ogni tanto elettronica eccetera, ma qui abbiamo cassa, rullante, Charleston. Oppure posso andare a mischiare insieme acustica e elettronica. Ok, e questa parte qui invece di solito, poi ad esempio in alcuni casi ci sono dei loop, ma in questo caso abbiamo degli effetti. Ok, vedete, secondo me le possibilità sono veramente tantissime e adesso vi ho fatto sentire solamente due banchi di suoni, poi ce ne sono alcuni molto strani. Qui ad esempio non ho loop, ma ho solo suoni vari. Bellissima questa cosa, veramente una figata. Potrei parlarvi veramente per delle ore di questi suoni, perché appunto essendo 1550 sono abbastanza, non voglio tediarvi, ma comunque abbiamo veramente qualsiasi tipo di suono. Poi se abbiamo bisogno di suoni particolari, solo nostri, li possiamo inserire tranquillamente. Passiamo un attimo però alla questione un po' più tecnica, perché qui ce n'è da dire. Allora, in questa SPD-SX Pro, intanto ho anche suonato a questo rullante qua con le mani, abbiamo 8 ingressi, oltre ovviamente a tutti i pad come suoni, quindi noi possiamo andare ad inserire qualsiasi tipologia di pad, per cassa, per rullante, per di trigger anche, volendo, se abbiamo la batteria triggerata possiamo far entrare il trigger direttamente in uno degli ingressi. Poi abbiamo anche l'ingresso per il Charleston, quindi se abbiamo un Charleston esterno elettronico tipo il VH10 o VH11 di Roland, possiamo farlo entrare e utilizzare proprio il Charleston normale, come se avessimo un Charleston di una batteria elettronica. Per quanto riguarda le uscite, abbiamo 6 uscite separate, completamente separate, più l'uscita cuffie. Noi di qui in realtà possiamo, tramite routing, non andrò a soffermarmi sul routing perché è una cosa un poco più complicata, ma comunque possiamo andare a decidere che questo pad esce su un'uscita, questo tom che magari è triggerato esce su un'altra uscita, contando che ci sono più layer di un pad, quindi magari su un layer abbiamo una cassa, sull'altro layer abbiamo un rullante che vengono sommati perché sono sullo stesso pad, possiamo decidere di far uscire un layer sull'uscita 1 e l'altro layer sull'uscita 2, cioè possiamo veramente fare qualsiasi cosa. Come avete visto, se io faccio partire il click voi non lo sentite, perché tramite routing, proprio nell'uscita, dice il click non farlo uscire dall'uscita se non dall'uscita cuffie, così almeno chi si mette le cuffie può sentirlo tranquillamente. Quindi questa è di nuovo una cosa che penso anche live o per delle registrazioni funziona perfettamente, il fatto di avere tante entrate e tante uscite. Oltre a questo ovviamente poi abbiamo la questione di entrate e uscite MIDI, abbiamo un ingresso di linea con tanto di volume in modo tale da poter fare entrare qualsiasi cosa o uno strumento, anche un basso, una chitarra eccetera, oppure magari entriamo noi col computer e ci mandiamo una canzone da YouTube ad esempio e ci possiamo suonare sopra tranquillamente. Adesso passiamo alla questione però, una questione super spinosa, che è quella dei LED. Allora,
tolgo un attimo le cuffiotte veramente. Allora, questione LED sono fighissimi perché secondo me è una delle cose più utili in assoluto di quando abbiamo un multipad come questo, perché ovviamente abbiamo tanto da gestire, abbiamo dei loop, abbiamo dei suoni normali, abbiamo dei suoni elettronici, suoni acustici, tantissime cose. Questa cosa dei LED ci permette per prima cosa di suonare tutto anche più tranquillamente, perché ad esempio nel momento in cui noi facciamo partire un loop tipo questo, come potete vedere qui abbiamo il giallo in questo caso che luccica e ci sta dicendo guarda che qui va avanti un loop. Nel momento in cui lo fermiamo lui torna ad essere normale, fisso. Quindi noi sappiamo perfettamente dove sta andando il loop, quindi qual è il pad da non suonare comunque. Poi ovviamente invece per gli altri, per i sample normali, si illumina nel momento in cui andiamo a suonare. Allora, la cosa bella di questi, secondo me la cosa molto comoda, è che questi LED qua, c'è qualcosa che suona infatti, ecco qua, vedete? Anche senza cuffie me ne sono accorto. La cosa bella è che noi possiamo andare a gestirli come vogliamo, questi LED. Nel senso, se noi andiamo su menu, poi dopo faremo un giro un attimino sul menu, abbiamo pad LED, enter. Qui noi abbiamo i nostri 9 pad con le varie colorazioni. Io ad esempio voglio andare a modificare questo pad che è blu, vado qui sotto, posso decidere il colore che voglio. Vedete, posso decidere anche se farlo diventare dinamico, cioè che più si suona forte e più la luce si accende, oppure statico, oppure proprio sempre, appunto, sempre statico che non cambia mai, oppure che cambia solo nel momento in cui lo suono, eccetera. Questa cosa è molto utile perché noi abbiamo tante possibilità. Ad esempio, che ne so, io ho due rullanti, due casse e due Charleston sul mio banco di suoni, voglio che i Charleston abbiano la colorazione bianca, i rullanti abbiano la colorazione blu, le casse abbiano la colorazione verde, e così so subito a occhio dove ho rullante, casse e Charleston. Sembra una cavolata, ma in realtà nel momento in cui magari abbiamo più banchi di suoni, il fatto di diversificare le cose in questo modo aiuta tantissimo, perché voi in qualsiasi banco di suoni vedete bianco, vuol dire che è rullante, non mi ricordo cosa ho detto prima, ma vedete due pad bianchi e dite ah ok, questo è rullante. Oppure ad esempio volete diversificare loop, suoni elettronici, suoni acustici, qui sopra magari avete tre loop e decidete di farli tutti gialli, qui sotto in questa seconda riga avete i pad elettronici, quindi decidete che i pad elettronici sono tutti azzurri. Qui sotto tutti i pad acustici che simulano dei suoni acustici, quindi li volete tutti bianchi, non lo so. E però in questo modo visivamente è super semplice. Quindi questa cosa dei LED assolutamente è una bomba, perché poi comunque ci sono molti colori, quindi possiamo, vedete, possiamo andare a decidere veramente quello che vogliamo. Ovviamente possiamo anche spegnerlo tranquillamente. Magari ci sono dei pad che in quel momento non utilizziamo, non hanno dei suoni sopra, li spegnete e sapete che quel pad lì non è da utilizzare perché non ha dei suoni. Dico sempre un po' a caso. Adesso ultima cosa che vi voglio, anzi ultime due cose che vi voglio far vedere è per prima cosa il pannello sopra. Allora, pannello sopra, la figata secondo me di questa Roland SPD-SX Pro è il fatto di essere molto semplice, molto complicata se pensiamo a quante cose può fare, ma molto semplice se pensiamo a come farle, a come si fanno. Nel senso, qui abbiamo praticamente tutto quello che ci serve con questi potenziometri qui, con questi pommellini. Allora, qui abbiamo il master, qui abbiamo le cuffie, quindi posso aumentare e diminuire direttamente di qua quanto sento io il metronomo o i pad. Infatti prima probabilmente avrete visto che ogni tanto spippolavo su questo potenziometro qui, perché appunto volevo aumentare o diminuire il suono in cuffia. Qui abbiamo il volume invece del click, che possiamo attivare o disattivare direttamente di qui. Ve lo faccio sentire in questo modo non troppo ortodosso, ma clicco e il pad non c'è più, lo stavate sentendo dalle cuffie. Qua abbiamo il Master Effects. Allora, il Master Effects che cos'è? Sono degli effetti che noi possiamo andare a dare ai nostri pad. Ad esempio, metto le cuffie, io qui ho un rullante. Il mio Master Effects mi permette di mettere degli effetti. Ad esempio, io adesso ho un delay. Sentite? Posso decidere quanto darne, pochissimo o tantissimo.
Pensate ad andare a suonare reggae con un rullante che ha anche il delay. Poi ovviamente potete decidere il delay quanto, eccetera, col tap tempo del click e tutto. Ma è veramente molto comodo. Vogliamo però farci un rullante reggae partendo di qua, o almeno ci vogliamo provare? Allora passiamo a questi due potenziometri qui. Due potenziometri che ci danno la possibilità o di modificare tramite questo tasto select o di modificare il volume. O di modificare il pitch. Sentite che figata questa cosa. Ok, ho usato un pad solo, ma ho fatto un sacco di suoni diversi in 10 secondi, perché col pitch ho cambiato proprio il mio pad. Andando avanti, allora, qui ci sono un po' di tastini che nel momento in cui andiamo su kit abbiamo la possibilità di modificare layer A, layer B, abbiamo la possibilità di modificare il click se lo vogliamo in ottavi, se lo vogliamo accentato in maniera strana. Abbiamo tutta la set list dei suoni che abbiamo e passando di qua, vabbè, a parte questo che ci serve nel momento in cui magari andiamo su menu, eccetera, di tornare velocemente al kit, e questo tastino qua, che secondo me è importante, All Sound Off, ve l'ho già parlato, ma ci annulla tutti i suoni che stanno andando avanti. Se magari abbiamo preso tre suoni da tre banchi diversi di suoni, All Sound Off, fine. Stoppiamo tutto. Questo è un potenziometro che mi permette di andare in qua e in là con i banchi di suoni. Poi non vi ho parlato però di una delle cose più importanti, forse dello schermetto. Lo schermetto che ha tante cose, ma molto semplici, nel senso abbiamo per prima cosa qua tutti i 9 pad di questa Roland, tutti quanti con anche i colori associati. Qui ne ho i 6 più bassi rossi e i 3 più alti gialli. Poi ho segnato il nome del banco di suoni, nel momento in cui sono su User Kit poi deciderò io i nomi, e sotto i BPM. In questo modo i BPM so già a quanto partire il click, quale sarà la velocità, qual è la velocità dei loop, che posso ovviamente andare a modificare, posso andare a fare il tap tempo per decidere tutte le velocità, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece il menu fighissimo. Allora ragazzi, il menu devo dire molto molto bello, perché è semplice. Anche questo qua, la cosa bella è che non so come spiegare, ma questa fa un sacco di cose quindi mi immaginavo fosse una roba complicatissima da utilizzare. In realtà è molto semplice. Qui abbiamo tutto quanto, in realtà non voglio stare a dirvi mille cose, ma possiamo editare i pad layer A, layer B, possiamo editare i LED, come vi ho detto, possiamo andare a linkare dei pad insieme, oppure magari dirgli a un pad di mutarmi un altro pad, di mutarmi un altro suono. Tutte cose che sembrano molto complicate, ma super funzionali, soprattutto magari se siamo live, eccetera. Abbiamo la possibilità anche di far partire il click nel momento in cui andiamo a suonare un pad. In questo modo siamo sicuri che il pad e il metronomo siano perfettamente sincronizzati, perché partono insieme. Pensate magari ad avere una band in cui tutti abbiamo il click, noi glielo facciamo partire perfettamente in sync con il loop che stiamo mandando, ad esempio. Oltre a questo, adesso che vedo la chiavetta USB con il quale possiamo andare a gestire tutto quello che vogliamo della Roland in modo ancora più semplice tramite l'app. Prendendo quindi il nostro computer, lo possiamo attaccare tranquillamente all'uscita, all'ingresso USB, e appunto tramite l'app che potete vedere in questo momento noi possiamo andare a gestire tutto quanto come se fosse dal menu di qua, ma da computer. Così è ancora più semplice, ancora più intuitivo, ed è veramente tutto semplice. È questo che mi ha stupito di più di questa SPDSX Pro, perché è tutto semplice, troppo semplice per quello che può fare. Quindi ragazzi, che dire? Cioè, allora, stiamo parlando di uno strumento che ovviamente ha il suo costo, eccetera,
ma è uno dei migliori strumenti in generale, parlo come strumento proprio, non solo come multipad, che abbia mai provato. Sicuramente ha una qualità pazzesca dell'audio, come avete potuto sentire. La cosa, ecco, che più mi ha stupito di questa SPD-SX Pro è il fatto che sia così semplice. Cioè, l'ho detto anche poco fa e lo ridico. È una cosa assurda il fatto che possa fare cose così tanto complicate con questa semplicità. Cioè, quindi qui devo dire complimenti a Roland per la gestione di questa macchina, perché veramente è pazzesco il fatto che sia così semplice. Quante volte l'ho detto, ma è la verità. Sicuramente è una macchina che può funzionare benissimo live. Live, ragazzi, ci salva la vita, perché i suoni sono fighi, gli impostiamo dei suoni dentro, abbiamo i LED che ci dicono anche al buio, mettiamo casi estremi anche al buio, dove sono i pad e quali pad ci sono, perché con i LED diversi, come abbiamo visto, possiamo gestire le colorazioni, eccetera. Come al solito sembra una cosa, tra virgolette, stupida, ma secondo me è fondamentale. E poi, più che altro, live abbiamo la possibilità di buttare dentro dei trigger o dei pad con tutti gli ingressi che ha, fare uscire tutto quello che vogliamo in maniera separata, e in questo modo la lavorazione, anche penso a un fonico esterno, la lavorazione è perfetta, perché gli diamo tutto separato praticamente, e quindi è ottimo. Con questo, ragazzi, direi che posso finirla qua. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa macchina, se vi è piaciuta, se l'avete già provata, se vorreste provarla, eccetera eccetera. Qui sotto trovate tutto quello che vi serve come link, come app, anche il link per andare a scaricare l'app, documenti, eccetera eccetera eccetera, tutto quanto. Grazie mille ancora veramente, Roland di strumentimusicali.net, per avermi mandato questo mezzo qua fighissimo, e sono veramente contento di aver fatto questo video, sono veramente contento di aver finalmente provato bene questo mezzo, mi veniva da dire, questa SPD-SX Pro di casa Roland. Grazie mille veramente a Roland di strumentimusicali.net, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!